Al professor Ruggero Giacomini chiediamo una sua opinione sui rapporti tra la politica dell'Unione Europea e lo Stato dell'Ucraina. Cosa ci può dire, professore? Beh, c'è una grave svolta nella politica estera dell'Europa che si dimostra in Ucraina. Mentre prima, diciamo fino a ieri, tradizionalmente l'Unione Europea sosteneva le elezioni, i governi che erano usciti dalle elezioni, in Ucraina il governo, diciamo, legittimo uscito dalle elezioni è stato estromesso, inizialmente diciamo, gli è stato impedito dall'Unione Europea, dai ricatti dell'Unione Europea e degli Stati Uniti di poter riprendere l'agibilità di Piazza Maidan dove manifestavano i fascisti. E dopodiché appena i fascisti hanno occupato il governo, preso il governo, cacciato il legittimo governo uscito dalle elezioni, Europa e Stati Uniti l'hanno subito riconosciuto come governo legittimo e stanno perseguendo, diciamo, una politica aggressiva. Questo governo che cosa ha fatto poi? Questo la stampa non lo dice. Ha adottato dei provvedimenti razzisti nei confronti dei gruppi etnici russi e altri gruppi minoranze e ha fatto una legge che assume a spese dello Stato, ma lo Stato in deficit sarà sostenuto dagli aiuti dell'Europa e degli Stati Uniti, tutti gli squadristi, diciamo, per una milizia parallela finanziata appunto dallo Stato, così come aveva fatto Mussolini quando aveva preso il governo, che aveva costituito con gli squadristi la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, garantendo uno stipendio a quelli che si erano battuti, diciamo, per la svolta reazionaria nel paese. Queste misure gravissime che caratterizzano l'attuale governo ucraino sono, diciamo, avallate e sostenute dall'Unione Europea. E mentre, diciamo, quando c'era il governo legittimo si denunciava la violenza per se volevano riprendere la piazza, adesso, diciamo, si omaggiano i carri armati che vengono mandati contro le popolazioni che richiedono un'autonomia. E adesso che ci sono le elezioni europee, lei cosa suggerisce agli elettori e che tipo di posizioni prendere, che tipo di orientamento per questa situazione? Questa Europa assolutamente non è sostenibile, perché è un'Europa, diciamo, che è asservita alla politica atlantica, alla politica della NATO, non fa gli interessi dei popoli europei, che sarebbero interessi per la pace e la collaborazione con tutti i popoli, non diciamo, per imporre attraverso strumenti reazionari la propria volontà. Quindi questa Europa che è rappresentata a Bruxelles è assolutamente, diciamo, da combattere, da sconfiggere. Purtroppo noi ci troviamo in una situazione in Italia dove la sinistra è in difficoltà, anche perché queste stesse forze politiche, questa stessa propaganda dei governi europei che sosteneva le elezioni, che sosteneva la democrazia, sta facendo anche una svolta interna, dove sta sottraendo con leggi sbarratorie il diritto di voto e la rappresentanza a forze politiche importanti, a cui si nega la rappresentanza perché gli sbarramenti che vengono continuamente innalzati, 4% o 8%, adesso si arriva fino al 12% nella proposta elettorale Renzi. Siamo quindi all'interno, si nega la rappresentanza e quindi il valore del voto contro la Costituzione a consistenti minoranze, e sul piano estero non si esita a utilizzare gruppi fascisti e colpi di Stato pur di affermare una politica imperiale di interessi che poi sono contro il popolo italiano, perché avere l'Ucraina sottomessa come colonia per delocalizzare le imprese che ci sono in Italia non è certo nell'interesse del popolo italiano. Grazie professore. Prego. Carlo.